Vi state certamente chiedendo perché vi ho convocato in un modo così poco convenzionale. Eh beh, una riunione straordinaria oltre l'orario di lavoro. Con l'espresso proprio che non bisogna dirlo a nessun altro. Per quanto sia fidato. Ovviamente conoscete entrambi Jani Nilsson. Certo, uno dei migliori poeti del paese. Sì, ma probabilmente anche uno degli autori meno venduti in assoluto. Cioè, detto tra noi, potremmo definirlo uno che scrive libri che nessuno vuole leggere. A parte qualche decina di intenditori. E che quasi nessuno vuole pubblicare, a parte un certo Carl Petersen, apparentemente sordo alle sirene della venalità della nostra epoca. Più che sordo, diciamo che sono uno che non vuole sentire. Ma stavamo parlando di Jani Nilsson. E invece, lasciatemi cominciare da un'altra parte. Cioè dall'incredibile successo di Conto alla rovescia del nostro Sven Marklind. Milioni di copie vendute. Con enormi guadagni per la nostra casa editrice e i titolari dei diritti. Era prevedibile che un trionfo del genere sarebbe stato come fumo negli occhi per i nostri principali concorrenti. Ora, non conosco tutti i dettagli, ma a quanto pare gli è capitato tra le mani il manoscritto di un thriller ben congegnato e hanno subito intravisto la possibilità di recuperare il terreno perduto. Hanno lanciato una imponente campagna pubblicitaria e stuzzicato la curiosità generale dando importanza al fatto che l'autore ha scelto di scrivere sotto pseudonimo. Alla fiera di Francoforte sono riusciti a portare un paio di grandi editori europei a fare offerte dell'ordine del 500.000 di corone. Ma il libro varrà davvero? E non dico in termini commerciali, perché se una casa editrice paga un anticipo di 500.000 di corone per un libro,
È ovvio che poi è costretta a dar fiato alle trombe del marketing. Qualsiasi critico che ne parli bene viene citato come arbitro del gusto di lunga e consolidata esperienza. E in certi paesi si arriva perfino a pagare le librerie perché espongano il volume in vetrina. E tutto per recuperare le spese. Ma non è quello il vero pericolo. Il vero pericolo è, semmai, il rischio di deludere i lettori. Pubblicare in pompa magna libri che poi non mantengono le promesse. Ma è come minare la fiducia nella letteratura. E alla lunga equivale a scavarsi la fossa con le proprie mani. Forse penserete che per me sia facile parlare così, visto che me la cavo pubblicando in generale solo letteratura di qualità, ma ricordate che non ho nessun tipo di snobismo sui generi. Ritengo il giallo e il fantasy rispettabili quanto la poesia o il romanzo. Dico solo che dobbiamo fare il possibile per pubblicare il meglio di ogni genere. Dobbiamo imitare i produttori di vini, investire sulla qualità, perché è una scelta che paga. Chi produce più ormai quei vinacci acidi in bottiglioni con il tappo a vite? Nessuno. Perfino i vini bag in box sono migliori della feccia a buon mercato di una volta. E perché? Perché i consumatori hanno imparato che ci guadagnano di più a bere vini buoni che cattivi, indipendentemente che si tratti di rossi, bianchi, di Bordeaux o vini del Rodano, di vini tedeschi o bulgari. Quindi, perché il mercato editoriale dovrebbe essere diverso? Scusa se ti interrompo, ma che cosa c'entra Yanni con tutto questo? Ho convinto Yanni a scrivere un giallo. Questa poi non me lo sarei mai aspettato. Ed eccolo qui, il giallo capolavoro di Yanni. Manca solo il finale, non più di una cinquantina di pagine, ma so che ce l'ha già chiaro in testa e domani mattina, quando andrò a trovarlo sul suo peschereccio a Helsingborg, potremo finalmente firmare il contratto. Posso chiederti di cosa parla? Ma certo! Puoi. Tanto non ti rispondo. Preferisco che voi due leggiate il manoscritto quando sarà del tutto finito. Questa sarà vera letteratura, non solo un abile prodotto commerciale come tanti altri. Ed è quello che ho promesso ai colleghi stranieri che hanno comprato i diritti, poco meno di una decina per essere precisi, e per somme considerevoli. E come ci sei riuscito? Fiducia e affidabilità. Gli editori stranieri, a parte rare eccezioni, non leggono lo svedese. Così ho tradotto io stesso i primi capitoli in inglese e li ho passati ai miei colleghi più stimati. Ah, ne sono rimasti entusiasti quanto me. Ma fa parte dell'accordo mantenere il massimo riserbo fino all'uscita del romanzo, che verrà lanciato in contemporanea in diversi paesi europei, non solo per creare interesse, ma anche perché contiene materiali scottanti che potrebbero suscitare malumori da più parti, e non è da escludere che ci ritroveremo con qualche querela, ma sono convinto che Yanni abbia abbastanza prove concrete per vincere qualsiasi causa che ci verrà intentata. Adesso capite perché la discrezione è fondamentale in questa faccenda. Nella mia cassaforte c'è una chiavetta USB con una copia del manoscritto salvata sotto il modesto titolo di Capolavoro, senza il nome dell'autore. La chiavetta contiene anche le copie dei contratti con gli editori stranieri, e questo tanto per sicurezza. Perché ce lo dici?
Ma perché alla mia età non si può escludere la possibilità di morire di infarto da un giorno all'altro? Ah. Naturalmente, ho intenzione di sopravvivere ancora un po'. Mm. Almeno fino a che Yanni firmerà il contratto. Ma per il suo bene, non voglio che la pubblicazione del libro dipenda da una sola persona, cioè da me. E Yanni deve finalmente poter godere i frutti dei suoi sacrifici. Se lo merita. Ha già avuto abbastanza rimorsi di coscienza per essersi lasciato convincere. Di che cifra si tratta? Un paio di milioni di corone di anticipi per i diritti stranieri. E quanto hai pensato di dare a Yanni come anticipo per l'edizione svedese? 200.000 corone. Sono un sacco di soldi. Sì. Ma se teniamo conto delle vendite previste in Svizzera e all'estero, il rischio è minimo. E con questo è tutto. Domani pomeriggio prendo l'aereo per Helsingborg per incontrare Yanni e comunicargli le buone notizie. Avrei voluto farlo prima, ma ho preferito aspettare la risposta dalla Germania, che è arrivata solo oggi. Fischer paga 60.000 euro per i diritti. E sei sicuro che Yanni firmerà? In fondo è famoso per la sua integrità estetica. Sicuro? Al 100%. I poeti morti non scrivono gialli? È nato come una sorta di giocoso esperimento mentale. Ero a Parigi, al bar dell'Hotel de Saint-Père, con la mia editrice francese, Ariane Fasquel. Avevamo appena preso un secondo bicchiere di Sancerre quando Ariane mi chiese perché non scrivevo un giallo svedese. Definizione che oramai è diventata un marchio di fabbrica riconosciuto. Risposi immediatamente di no. Non ero uno scrittore di gialli e nemmeno volevo diventarlo. Sono restio per principio ad applicare etichette alla letteratura. L'unica indicazione necessaria è quella che distingue i testi che raccontano ciò che realmente succede o è successo, quindi con una pretesa di verità, da quelli che raccontano ciò che potrebbe succedere, nei quali si può mentire quanto si vuole. Dai primi si può esigere che l'autore faccia del suo meglio per descrivere effettivamente la realtà com'è o com'è stata, in altre parole che non racconti frottole. Nei secondi, invece, l'autore ha la possibilità di immaginare praticamente qualsiasi cosa. Lasciai quindi Ariane con la convinzione che il mio prossimo romanzo di sicuro non sarebbe stato un giallo. Tornando in Svezia, però, iniziai a giocare con l'idea e a chiedermi come avrebbe potuto essere un giallo scritto da me. Che cosa ci voleva per rispettare le convenzioni del genere? Non era particolarmente difficile. Uno o più omicidi, un commissario di polizia e un'indagine oltre a un assassino, preferibilmente da arrestare alla fine del libro. Ma nel caso, chi avrei fatto uccidere? Non ero un appassionato di thriller, ma una cosa mi era chiara: nei gialli svedesi hanno già ammazzato praticamente qualsiasi categoria di persone. Vecchi e giovani, bambini e adulti, poveri e ricchi, manager e barboni, uomini e donne. Non saprei dire esattamente come ci arrivai, ma all'improvviso mi venne in mente che il modo migliore per non scrivere un giallo sarebbe stato assassinare proprio uno scrittore di gialli. Per esempio me. E così il libro era bello e liquidato. Ma non doveva andare in modo così semplice. L'idea di uccidere uno scrittore di gialli mi si piantò in testa finché non mi resi conto che in fondo non avevo voglia di scrivere su di me. Tanto più se dovevo essere assassinato, fosse pure in un romanzo giallo che non avrei finito. E fu allora che ebbi quello che mi parve un lampo di genio. Non avrei ucciso uno come me, ma un poeta
che si era lasciato convincere a scrivere un giallo. Quando Jani Nilsson si svegliò sulla Frokenti, il suo peschereccio trasformato in casa galleggiante, mezz'ora prima dell'alba di martedì 6 febbraio, non era sicuro di voler essere quello che era. Un poeta a tempo pieno che aveva tradito tutto ciò in cui aveva creduto e per cui aveva lottato fin da quando, sedicenne, aveva deciso di dedicare la sua vita alla poesia. Cosa che in effetti aveva fatto. A passi lenti ma costanti, Jani si era costruito una certa fama come poeta. Pubblicava in media una raccolta ogni 2 anni e aveva ottenuto varie borse dall'Associazione Scrittori Svedesi e da altre benemerite istituzioni. Scriveva recensioni, organizzava giornate della poesia, teneva lezioni e si era addirittura conquistato un fidato drappello di ammiratori che si presentavano regolarmente alle sue letture, ben contenti di pagare un biglietto d'ingresso. Di sicuro non era diventato ricco, ma almeno poteva permettersi di offrire un bicchiere di vino o due agli amici che andavano a trovarlo. Quella mattina, mentre beveva il caffè guardando il porto industriale di Helsingborg, non poteva fare a meno di ripensare alla sua vita e di cercare di fare il punto. Molto probabilmente non sarebbe più stata la stessa. La sera prima, Petersen, il suo editore da ormai parecchi anni, lo aveva chiamato annunciandogli che sarebbe arrivato con il primo aereo disponibile per portargli buone notizie. Non poteva significare altro che era riuscito a vendere i diritti esteri del giallo che lo aveva convinto a scrivere. Jani Nilsson, autore di thriller. Sola parola gli faceva venire i brividi. Ma come aveva potuto cedere alle lusinghe di Petersen? La risposta era semplice. Voleva ripagare tutto ciò che l'editore aveva fatto per la sua poesia. Ormai aveva pubblicato 7 raccolte, tutte osannate dalla critica e tutte in perdita. Le vendite medie si attestavano intorno alle 500 copie, di sicuro non sufficienti per compensare i generosi anticipi che riceveva ogni volta dalla casa editrice. E dunque, come avrebbe potuto voltare le spalle a Petersen quando gli aveva chiesto di provare a cimentarsi in un giallo? Sarebbe ora che un vero scrittore prendesse in mano la penna per dare finalmente dignità letteraria al genere. Gli aveva presentato con una certa furbizia la questione. Alla fine si era arreso e aveva iniziato a scrivere una sorta di thriller politico, all'inizio quasi controvoglia, ma poi con qualcosa che assomigliava sempre più alla frenesia. Era da parecchio tempo che si indignava per come i ricchi diventavano sempre più ricchi e si crogiolavano nel lusso senza che nessuno reagisse. La goccia era stata quando l'amministratore delegato dell'ABB, Percy Barnevik, aveva ricevuto 1 miliardo di corone di buonuscita mentre l'azienda licenziava 10.000 dipendenti. La cosa peggiore forse non era nemmeno la cifra spropositata, ma il fatto che Barnevik non si rendesse nemmeno conto dell'indecenza che una sola persona potesse godere di una somma così abnorme. Ma da quell'orecchio non ci sentiva nessuno. Quando qualche politico o giornalista osava criticare gli accordi di buona uscita, i presidenti dei consigli di amministrazione si difendevano dicendo
che era il mercato a decidere. Era colpa del mercato se gli stipendi dei manager sembravano non avere un limite. Ma che cos'era il mercato se non un numero limitato di ricchi finanzieri che si coprivano le spalle a vicenda? E a quanto pareva non serviva a niente che scoppiasse uno scandalo dopo l'altro e che fosse sempre più evidente che pochi si arricchivano spudoratamente a spese degli altri. Yanni non aveva mai scritto poesia politica. Quando era giovane, all'inizio degli anni 70, gli era capitato di declamare versi impegnati in qualche incontro di protesta contro la guerra del Vietnam o l'energia nucleare, ma poi, come tutti i veri scrittori, si era reso conto che il compito della poesia non era propagandare messaggi o indicare soluzioni politiche, quanto piuttosto mettere in discussione il potere, di qualsiasi colore fosse. È vero. Ma questa volta Yanni doveva scrivere prosa, non poesia. E poteva dunque trovare un altro modo per dare libero corso alla sua indignazione. Nonostante la riluttanza all'idea di scrivere un giallo, aveva chiaro l'argomento fin da subito. Sembrava quasi che una parte del suo cervello avesse iniziato a lavorarci sopra di sua spontanea volontà e in breve si ritrovò con un abbozzo di intrigo, un assassino, un poliziotto e un'indagine. Non era quello che serviva per scrivere un giallo. Dopo qualche mese si rese conto che gli sarebbe dispiaciuto parecchio rinunciare a scrivere quel romanzo. Ormai non si trattava più soltanto di ripagare un debito nei confronti del suo editore, ma di fare il suo dovere di cittadino. E la sera prima, Petersen l'aveva chiamato dicendo di avere grandi novità, che gli avrebbero cambiato la vita. Ma davvero? Era riuscito a vendere un libro prima ancora che fosse finito? Yanni calcolava che gli mancassero ancora una cinquantina di pagine. Non che fosse un problema. Aveva già un'idea chiara del finale. Quello che lo preoccupava era cosa sarebbe successo dopo. Non c'era il rischio che il suo pubblico affezionato di lettori lo considerasse un ipocrita, l'ennesimo autore serio che cede alla chimera della speculazione letteraria, o peggio ancora, che cercava di fare soldi proprio con un romanzo che se la prendeva con i ricchi. Vabbè, ma non doveva esagerare. Di sicuro non si trattava di decine di milioni di corone, forse nemmeno un milione. 500.000 sembrava più verosimile. Mezzo milione di corone! Agli occhi di Yanni era una quantità spropositata di denaro. Si guardò attorno e ripensò a tutte le piccole magagne della sua barca, della Frocentì, che non aveva mai potuto permettersi di riparare. Il bagno andava sostituito, la stufa a gasolio anche. Gli osterigi sul ponte non erano stagni e quindi restavano perennemente coperti da una cerata che impediva alla luce del giorno di entrare nel quadrato, per non parlare del motore. Si sentiva da lontano che i pistoni andavano puliti e che le prese a mare e le pompe avevano bisogno di una controllata. Tutti i lavori che richiedevano un abile e costoso specialista, anche le batterie, erano ormai al canto del cigno. Ma con 500.000 corone avrebbe potuto far tornare la Frocentì al suo splendore. Ma era davvero pronto a sacrificare tutta la fiducia dei suoi lettori per guadagnare 4 soldi, fosse pure per rimettere a posto la barca e ripagare il suo debito di riconoscenza nei confronti di Petersen? Era davvero quello che voleva dalla vita? E se avesse mandato tutto a monte e si fosse gettato in mare?
Così almeno non avrebbe dovuto difendere la decisione di cavalcare l'onda dei gialli. Certo, qualcuno l'avrebbe presa a male, ma la sua reputazione sarebbe stata salva. Forse sulla scia del suicidio le sue poesie avrebbero perfino cominciato a vendere, mettendo un cerotto sulla ferita dei conti in rosso di Petersen alla voce Yanni. C'era un problema però. Non credeva in un'altra vita e aveva sempre sostenuto che il peccato più grande fosse alzare le mani su se stessi o su un altro, se non in caso di assoluta autodifesa. E cosa importava al mondo, poi, se un poeta come lui spariva da questa terra o se grazie al suicidio la sua poesia gli sarebbe sopravvissuta di qualche decina di anni? Niente. E se anche avesse scritto un giallo che avrebbe fatto indignare qualche critico, presto sarebbe stato tutto dimenticato. Rimase un attimo a fissare lo schermo nero del computer prima di alzarsi e scendere sotto coperta. Non appena mise piede sulla scaletta, Yanni ebbe la sensazione di non essere solo. Chiamò ad alta voce Tina e Anders. Entrambi avevano le chiavi, andavano e venivano come volevano, anche se in genere si facevano riconoscere prima di salire a bordo. Scese rapidamente fino all'ultimo scalino, dove si fermò di colpo. Sul tavolo del quadrato c'era una bottiglia di champagne aperta con un bicchiere pieno accanto. Che storia era? Chi poteva sapere che c'era qualcosa da festeggiare a parte Petersen? Che gli avesse fatto una sorpresa anticipando il suo arrivo? Anders! Tina? Car? Silenzio. D'altra parte, dove potevano nascondersi in una barca di quelle dimensioni? Uno di loro doveva essere salito a bordo e prima o poi sarebbe tornato a spiegare cosa aveva in mente. Ma perché aspettare? Un bicchiere di champagne non gli avrebbe fatto male. In fondo, non aveva davvero qualcosa da festeggiare. Fece i pochi passi che lo separavano dal tavolo, prese la bottiglia e osservò l'etichetta. Vero champagne. Si sedette, fece ruotare il liquido nel bicchiere e ne beve un sorso. Era buono. Per non dire delizioso. Congratulazioni per la mia nuova vita. Declamò a bassa voce, per poi svuotare il bicchiere d'un fiato. Se ne versò un altro e svuotò anche quello, stavolta a sorsi lenti. E man mano che l'alcol gli si diffondeva nelle vene, i suoi dubbi sembravano dissolversi. Ma perché doveva sempre rimuginare su tutto? Perché non aveva mai scritto poesie sulla felicità, sull'amore, per esempio? Perché doveva sempre pretendere prendere la vita in modo così pesante? Yanni si sentiva piacevolmente insonnolito, come se fosse già entrato nella sua nuova esistenza, e con cura, come se il tempo avesse rallentato, si versò un terzo bicchiere di champagne. Poche ore dopo sarebbe arrivato Petersen e Yanni l'avrebbe accolto con un sorriso e avrebbe firmato senza esitare il loro accordo. Era il momento di pensare anche a se stesso e non solo alla sua poesia. Mentre posava la bottiglia, la Frocchetti oscillò
E Yanni sentì un leggero cigolio alle sue spalle. Si voltò, ma non vide nessuno. Però c'era un cappio appeso al soffitto, con uno sgabello sotto. Ma che razza di macabro scherzo era? Cercò di fare qualche passo avanti, ma tutto era diventato confuso, instabile. L'ultima cosa di cui si accorse prima di perdere coscienza fu il bicchiere che gli sfuggiva di mano e si frantumava sul pavimento. Tanto per cominciare, nessun poeta a mia conoscenza era mai stato assassinato in letteratura. E forse nemmeno nella realtà, almeno non per aver scritto poesie. Normalmente i poeti non vengono assassinati, si suicidano. Magari per la disperazione di non ricevere l'attenzione che meritano. O perché dubitano che scrivere poesie possa servire a qualcosa. Qualche tempo prima il quotidiano Metro aveva pubblicato una statistica sulla durata della vita dei vari tipi di scrittori. I poeti occupavano l'ultima posizione e non perché venissero assassinati. In secondo luogo, un poeta morto mi offriva l'occasione di lanciare una frecciata ai thriller. Simbolicamente l'assassinio poteva essere letto come un omicidio passionale dell'intero genere. Come l'editore Petersen del mio romanzo, non ho niente contro i gialli in sé, in tutti i generi ci sono i libri buoni e meno buoni. Ma quando 50 milioni di persone leggono Stieg Larsson e 9 posti su 10 della classifica dei libri più venduti sono occupati da gialli, mi viene da pensare che l'immagine dell'uomo e del mondo che ne risulta sia piuttosto distorta. Non so più quante volte mi sono sentito chiedere in Francia come in Italia, com'è possibile che la Svezia si sia trasformata in una roccaforte della violenza criminale e che il modello svedese abbia potuto disgregarsi in così breve tempo. Le statistiche invece parlano chiaro. Negli ultimi 30 anni il numero di omicidi in Svezia è rimasto costante. E anche se certi tipi di reato sono leggermente aumentati, la criminalità in genere è diminuita. Il rischio che una persona subisca un omicidio, una rapina, uno stupro, perfino un furto, è in realtà molto basso. Il crimine e i criminali, e perfino la morte, che per il resto è una faccenda piuttosto seria, in molti gialli sono ridotti a pretesti per raccontare storie e in alcuni casi guadagnare soldi. Ma la vita non è solo criminalità, e tantomeno una serie di omicidi. Inoltre, un poeta assassinato mi avrebbe anche permesso di porre domande sul ruolo e lo scopo o gli scopi della letteratura e soprattutto della poesia, immeritatamente relegata a un'esistenza di stenti ai margini della cultura. La sfida era di cercare di scrivere di poesia in modo che anche i lettori di gialli fossero tentati di leggerne prima o poi una, o almeno qualche verso. In pochi passi si recita un verso, scrive in una delle sue Yvonne Lemain, e aggiunge: in pochi versi si recita una vita. Verrebbe da pensare che la poesia sia particolarmente adatta alla nostra epoca frenetica e convulsa. Leggerne una, in fondo, non richiede molto tempo e vale il prezzo che si paga. Ma in realtà richiede una lettura lenta e concentrata, a differenza di un giallo che si può leggere tutto d'un fiato senza dare molto peso a ogni singola parola e frase. La poesia appartiene all'eternità, esprime verità e osservazioni destinate a resistere in tutti i tempi.
Quasi subito però mi scontrai con quella che avrebbe potuto essere una difficoltà insormontabile. Non sono un poeta. Per esserlo, anche se morto, bisogna scrivere versi, bei versi, soprattutto se si tratta di uno dei più importanti della Svezia. Anch'io, come tanti, da adolescente scrivevo poesie, ma quando tirai fuori quei vecchi versi e per la prima volta dopo tanti anni li rilessi, bastò un attimo per convincermi che non erano all'altezza. Mettermi a scrivere nuove poesie a nome di Janni Nilsson era escluso, e fu allora che mi venne in mente di contattare un mio caro amico e poeta, Yvon Lemain, che senza saperlo aveva fatto da modello per il personaggio di Janni, e chiesi quindi a Yvon se gli andava di prestare qualche poesia al poeta del mio romanzo, e lui rispose subito di sì. Non sapeva che sarebbe stato assassinato. Anzi, probabilmente immaginava che grazie al romanzo i suoi versi sarebbero stati letti in tutto il mondo, rendendolo immortale, o se non lui, almeno le sue poesie. Scelsi quindi un certo numero di composizioni che mi piacevano e si accordavano con l'indagine e la trama del romanzo, le tradussi in svedese e le attribuì a Janni. In pochi versi si recita un verso, in pochi versi si recita una vita, and I think to myself, what a wonderful world. E ti amo, ecco, l'ho detto. Ma cosa ho detto dicendo che ti amo? Ho detto io, ho detto tu, ho detto amo. Ma la strada tra i due l'ho percorsa assieme a te. Sì, ti amo. Ma cosa ho fatto per questo verbo, troppo grande per me? Come abiti della festa mai tirati fuori la domenica, come canzoni che rau che si bloccano in gola, come passi che inciampano sulla soglia della danza. Ti amo. E me ne sto qui con tra le mani il verbo, senza più sapere cosa fare delle mie mani o dove portarle. In pochi passi si recita un verso, in pochi versi si recita una vita, and I think to myself, what a wonderful.